Allora, Andrea Zerini ci tira fuori quella lì subito, ce la fa. Maremma, buono. Ce la fa vedere perché i rossi vincono e Andrea Zerini è l'MVP del primo All-Star Game Firenze. Allora, Andrea, tre giorni belli, no? Mi dai un po' un bilancio, poi parliamo della partita. Allora, sicuramente un torneo bellissimo, con una location straordinaria che non mi potevo perdere perché è il primo torneo organizzato qua a casa mia. È stato bellissimo fare questa cosa dei quartieri con i colori, come il calcio storico, mi è piaciuto tantissimo. E l'organizzazione in questi tre giorni è stata super, tra il torneo 3 contro 3, i bambini, le ragazze, lo shootout, il dunk contest, tutto, meraviglioso. Senti, partita bella, stasera anche più fresca, avete giocato anche meglio, te alla fine ha detto vabbè, mettiamo questi 5 punti per vincerla, quelli che contavano. No, in verità non ho segnato tutta la partita, ho continuato a tirare e mi è andata bene che ho segnato gli ultimi 5, no, a parte gli scherzi, serata stupenda, tantissima gente che ci ha guardato, quindi questo è positivo, e poi vincere è sempre bello, quindi va bene così. Va bene. Senti, è iniziata una bella strada, no? Secondo me questa è una è la strada giusta per continuare, per iniziare una tradizione di streetball del basket fiorentino, che comunque dà un segnale che c'è, ci sono tanti ragazzi, per esempio anche Simone Berti non è qua, però gli è scocciato tantissimo non esserci, è un bel segnale. Assolutamente, dimostra che il basket a Firenze c'è e si è fatto vedere con queste tre serate, e spero che questa sia una strada che verrà continuata, perché è veramente una bella cosa, e la location è straordinaria come ho detto prima, e Firenze merita un palcoscenico del genere.